Smart hai la grande TV di Sky senza parabola, chiamate da fisso, la DSL, 400 minuti e 2 giga di internet da mobile. Tutto per la prima volta insieme a 39 euro al mese. Chiama il 187 o vieni nei negozi TIM. Chirurgia Estetica Savo. Ci prendiamo cura della tua bellezza. Affidati alla nostra esperienza pluriennale nel settore della chirurgia plastica, medicina estetica e laser terapia. Inoltre, presso lo studio medico Savo potrai trovare specialistiche in gastroenterologia, dietologia, endocrinologia. Siamo in via Ciaccarelli 11 a Frosinone. Chiama allo 0775 85 4376 oppure visita il nostro sito www.chirurgiaesteticasavo.com. Studio Medico Savo, per ritrovare un giusto equilibrio tra salute e bellezza. Dagli studi di Radio Day. Spiaggia da sballo. Conduce Federico Ciambaruconi. La storia del caseificio Cuomo è quella di una tradizione secolare fatta di passione e di sacrificio per portare ogni giorno sulla tavola la freschezza e la genuinità della vera mozzarella prodotta come una volta. All'interno dello stabilimento incontriamo Fernando, il veterano dei casari Cuomo, che decide la miscela di latte, la qualità dei fermenti e i parametri della lavorazione, dalla temperatura di riscaldamento ai tempi di coagulazione del latte. Ad Aprilia Cuomo non produce solo mozzarelle, ma anche ricotte, formaggi, scamorze. Le mozzarelle prodotte e confezionate oggi pomeriggio saranno in vendita alle 8 di domani mattina. Proprio come recita lo slogan Cuomo, ogni mattino dall'Agro Pontino. Noi lunedì stiamo qua a fare lunedì sera, ma se ci state voi dall'altra parte, che ci stiamo a fare? Ah, certo. E invece tutto questo lo traducono proprio, vi aspettiamo, non mancate. Allora vi aspettiamo ogni lunedì sera, sempre su Ernica TV, non mancate. Perché se non ci sono loro è inutile. Appunto, che ci siamo noi, quindi non mancate necessariamente. La vedi, ripete ancora Sì, sì, io sono convinta. Luca, va bene, sì, 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 no. Un po' di meno, cicato di meno, sì, siamo quasi arrivati. Che significa che glielo facciamo ancora? The old style too. And we don't care about that.
E care telespettatrici di Ernica TV, iniziamo la nostra rassegna Ciociara con l'intervento sulla stampa locale del presidente del Comitato per la salvaguardia dell'ospedale San Benedetto di Alatri, Alfio Palmisani, che traccia un bilancio delle cose non fatte dall'azienda sanitaria locale di Frosinone. Il Comitato San Benedetto da qualche mese aveva attenuato il grado di protesta ammainando striscioni e bandiere in città davanti all'ospedale, mantenendo però le riunioni del mercoledì nelle quali si sta rilevando un rallentamento dei buoni propositi e la mancanza di fatti concreti. La nomina del nuovo commissario ASL, i programmi di ampliamento dei posti letto e della funzionalità interna, seppur formalmente accettabili, sono troppo lenti nella realizzazione. Grave la carenza di personale sanitario che sta minando reparti e servizi. Nessuno ha potuto verificare sostanziali progressi col rischio di arrivare alle insostenibili ferie. Non si è avuto alcun recupero di personale medico e infermieristico, al contrario di Sore e Cassino, né recupero dei posti letto. Eppure a luglio dell'anno scorso la Regione Lazio aveva concesso al San Benedetto un cardiologo, pur di eliminare costosissimi turni di ambulanza sostitutiva, oltre 1.000 euro al giorno, che invece proseguono e nessun cardiologo è arrivato ad Alatri. Ogni notte arrivano pazienti cardiologici che si sentono beffati dalla buona funzionalità del pronto soccorso, ma dall'assenza dello specialista per alcuni turni al mese che costano il triplo. Se non bastasse, si è aggiunta un'altra costosa ambulanza privata che sostituirebbe l'anestesista reperibile per i trasferimenti. Ma il commissario straordinario è al corrente di questo? Lo stesso reparto di pediatria ridotto dalla Mastrobuono non è ancora stato riportato ai 12-18 posti letto come ventilato da tempo. Gli apparecchi endoscopici acquistati specificatamente per Alatri non sono ancora arrivati e qualcuno teme l'insabbiamento della procedura o il dirottamento altrove. Eppure lo Spaziale di Frosinone è in grave difficoltà per carenza di spazio con pronto soccorso e reparti congestionati. Avrebbe bisogno lo Spaziani di Frosinone della collaborazione attiva del San Benedetto di Alatri. Come pensa di intervenire il sindaco e i vari schieramenti politici? Che fine hanno fatto programmi e battaglie per la questione sanitaria? Il Comitato San Benedetto ribadisce una posizione di dialogo aperto con l'azienda e con i vari schieramenti politici. Chiediamo al sindaco Morini di riprendere la concentrazione e gli impegni presi durante molte battaglie a fianco del Comitato. Obiettivo predominante resta il bene della comunità piuttosto che le egemonie politiche o i personalismi. Questa è la conclusione, lo ripeto, di questo comunicato stampa emesso dal Comitato San Benedetto a firma del suo presidente Alfio Palmisani. E passiamo invece a una notizia che riguarda all'annuncio di un evento che si terrà sabato prossimo alle ore 10 nella sala conferenze del Palazzo Conti Gentili.
Si tratta di un progetto per la promozione e il sostegno dell'invecchiamento attivo, soccorso pronto, il taxi sociale. Teatro, Vimini, Carta del Sole, Big Shot, Il Ricordo e il Racconto, Pane e Pizza, Mostra dei Laboratori e breve spettacolo teatrale, Il Bruco e la Farfalla. Ecco, queste sono una serie, diciamo, di, evidentemente di eventi che riguardano questa manifestazione. L'evento di carattere sociale porteranno i saluti il sindaco, ingegner Giuseppe Morini, il vice sindaco, assessore e assessore ai servizi sociali e politiche per la famiglia, il dottor Fabio Di Fabio, il presidente della provincia Antonio Pompeo e l'assessore regionale onorevole Mauro Buschini. Modererà i lavori di questo evento, di questa manifestazione, dal titolo Condividiamo i nostri saperi, la dottoressa Rosina Vinci. Interverranno i responsabili degli enti partner del progetto, i centri sociali di Alati e Collavena, l'Università della Terza Età, la Casa Albergo Giovan Battista Risi, le associazioni insieme all'Atri Onlus, la cooperativa Altri Colori e la Meridiana, la residenza sanitaria assistenziale San Francesco, il settore sociale del comune di Alatri. Un altro progetto, hanno dichiarato il sindaco Morini e il suo vice Di Fabio, che favorisce l'aggregazione e la cultura della solidarietà. Condividere i saperi, il tempo dell'amicizia e dello stare insieme, le attività artistiche e ricreative hanno rappresentato l'obiettivo del progetto finanziato dalla Regione Lazio e sposato per dare alla solidarietà una dimensione nuova, imperniata sulla relazione intergenerazionale, sulla reciproca collaborazione. Quindi lo ricordiamo, sabato prossimo alle ore 10 nella sala conferenze del Palazzo Conti Gentili ci sarà questo evento, questa presentazione, questa promozione, così è scritto sul quotidiano La Provincia, che ha pubblicato un articolo a tal proposito proprio ieri, per la promozione del soccorso pronto, il taxi sociale. E passiamo a una notizia di carattere religioso. L'avevamo annunciato nelle scorse edizioni di questa riunione delle confraternite che si sarebbe tenuta a Fumone. Ebbene, le 40 confraternite presenti in 14 comuni della diocesi si sono date appuntamento domenica 6 marzo presso la chiesa di San Pietro Celestino V in località Pozzi di Fumone. E in quella località, presso quella chiesa di San Pietro Celestino, i confratelli e le consorelle, dopo aver ascoltato attentamente la relazione sulla storia di San Pietro Celestino V, tenuta dal professor Umberto Caponera, hanno partecipato all'adorazione eucaristica alla Santa Messa, presieduta dal vicario generale Monsignor Alberto Ponzi, concelebrata da Don Bruno Veglianti, che è il delegato vescovile delle confraternite, e animata dal coro parrocchiale. Relatore del tema del ritiro spirituale, la misericordia, è stato Monsignor Alberto Ponzi, che ne ha illustrato il significato, l'essenza e la concretizzazione della quotidianità da parte di ciascun cristiano e della Chiesa. Al termine, Don Alberto ha ringraziato la comunità di Fumone per l'accoglienza, in particolare il parroco Don Virgilio De Rochis, tutti i priori delle confraternite, ai quali si deve la grande partecipazione delle consorelle e dei confratelli. Ha ringraziato il segretario diocesano delle confraternite, Aldo Fanfarillo, il delegato vescovile delle confraternite, Don Bruno Veglianti, e i priori delle due confraternite locali, quella della Madonna delle Grazie e della Perpetuo Soccorso, per l'impegno profuso a livello diocesano insieme all'esecutivo del coordinamento. Don Bruno Veglianti ha aggiunto i suoi ringraziamenti dando appuntamento al prossimo cammino delle confraternite che si terrà domenica 19 giugno per la seconda volta a Valdepietra. Questi incontri annuali, ha detto Aldo Fanfarillo, che è il segretario diocesano delle confraternite della diocesi Anagnalatri, contribuiscono alla formazione spirituale dei fratelli e delle consorelle. Puntualmente la nostra regia manda in onda alcune immagini, diciamo, riprese durante l'evento che si è svolto domenica scorsa. Ecco, vedete che come trovino conferma nelle immagini, diciamo, le parole dell'articolo pubblicato sul quotidiano editoriale Oggi, nella giornata di ieri, per la folta presenza chiaramente di confratelli e consorelle delle 40 confraternite presenti nei 14 comuni che fanno capo alla diocesi di Anagnalatri. Vedete come ascoltino tutti attentamente le parole dei vari relatori dopo aver chiaramente partecipato alla Santa Messa.
L'analisi, la riflessione dell'ex assessore Costantini riguardo al problema della Omron o degli insediamenti produttivi in genere che insistono sulla città dell'Atria è stata pubblicata su Quotidiano Editoriale Oggi in un articolo a firma di Pietro Antonucci. È calato il silenzio sulla vicenda Omron nonostante il chiasso mediatico generato dalla possibile decisione dell'azienda di lasciare l'area di Chiappitto per un sito più grande. La strategia della multinazionale giapponese sembra quella di spegnere i riflettori su un tema delicato al fine di evitare un diffuso allarmismo in città. La politica continua però a discutere di questa possibilità di trasferimento. Sull'argomento interviene infatti l'ex assessore Remo Costantini che invita l'amministrazione comunale a rendere appetibili gli insediamenti di Alatri anche se quella che era una zona industriale è stata trasformata ormai in una zona dove si trova di tutto. Pur nel rispetto dell'economia locale non si può non evidenziare la necessità che un'amministrazione si interessi della vicenda scaturita dal problema Omron. Ma come fare? La ricetta per Costantini è quella di lavorare sulla fiscalità locale e sulle infrastrutture, dal sistema viario a quello telematico. Tradotto in parole povere, lo stesso Costantini illustra quella che è la sua idea, non ho dati sulla Omron, dichiara lo stesso Costantini, rispetto alla fiscalità. Non so, per esempio, se si servono della nostra raccolta differenziata oppure se, come penso, ne abbiano una propria. Ma certamente un'amministrazione potrebbe lavorare sui servizi. Mi spiego meglio. Quella che era una zona industriale è stata trasformata in ben altro a causa di scelte poco accorte, per non usare altri termini più espliciti, che hanno reso la zona piena di scuole, l'ospedale, gli uffici, i negozi e anche abitazioni. Tale situazione è aberrante, non fosse altro che per il traffico che si genera per la zonizzazione acustica. Così Costantini chiede un intervento diretto dell'amministrazione pubblica che dovrebbe riguardare il sistema viario telematico per far capire all'azienda che l'amministrazione è vicina e poi sentire direttamente dall'azienda stessa quali altri problemi si potrebbero affrontare sempre nel pieno rispetto delle singole competenze. Le parole dell'ex assessore riaprono quindi il dibattito sulle sorti dell'Omron e provano a seguire strade in grado di convincere l'azienda a restare in loco, anche se una scelta definitiva non è stata ancora fatta, quindi ancora si discute, diciamo, su come evitare che quella azienda Omron abbandoni il territorio dell'Atri, magari per altri lidi. E andiamo avanti con le notizie e sempre in tema politico c'è da registrare, se ne era parlato abbondantemente nelle settimane scorse, di questa discesa in politica, diciamo, della dottoressa Ida Minnocci, che è la figlia del senatore, conosciutissima da altri, Giacinto, e la moglie dell'ex sindaco Patrizio Cittadini. Ebbene, la lista Programma Alatri, una lista storica per la città di Alatri, presenterà venerdì sera, presso l'ostello della gioventù delle Fraschette, presenterà il proprio candidato a sindaco nella persona della dottoressa Ida Minnocci. L'indicazione della Minnocci era stata già fatta a dicembre, ma l'ufficializzazione è stata rimandata più volte, poiché lo storico movimento civico Programma Alatri ha provato negli scorsi mesi a raggiungere un accordo con le altre forze in campo, specialmente con l'ala che appoggia Tarcisio Tarquini. Non avendo trovato nessuna intesa, Programma Alatri ha continuato lungo la sua strada, sperando comunque in un'alleanza, pur se tardiva, concetto che l'entourage vicino alla Minnocci continua a proporre ancora adesso. Siamo aperti al confronto e pronti a condividere un cammino comune, invito che però non sembra scaldare i cuori di altre formazioni rimaste nel silenzio. C'era e c'è la necessità quindi di non perdere ulteriore terreno, da qui la decisione di giungere alla presentazione vera e propria. Ma chi è Ida Minnocci? Questa praticamente è una domanda del redattore dell'articolo, è stato pubblicato proprio oggi sul Quotidiano Editoriale Oggi. Ma chi è Ida Minnocci? Dirigente medico presso l'ASL, è figlia dell'ex senatore socialista Giacinto e moglie di Patrizio Cittadini, già sindaco di Alatri dal 1994 al 2002. Ha preso parte alle elezioni del 2011, candidata alla carica di consigliere nella lista Valore Donna, ottenendo 220 voti di preferenza, un ottimo risultato che la portò a essere la più votata di quella compagine, pur non riuscendo a venire eletta. E avete potuto vedere dall'immagine appunto l'occasione in cui Ida Minnocci ha partecipato ad una puntata del lunedì sera con
ed è stata intervistata proprio su questo argomento dal nostro Gigino Minnucci. Restiamo in tema di donne, questa volta però è una signora di Alatri, una nostra concittadina, che giocando soltanto 5 euro al Superenalotto, proprio nel giorno della festa della donna tra l'altro, ha avuto la fortuna di vincere ben 53.000 euro. La donna contenta si è recata nel locale che frequenta tantissimi anni per condividere la notizia della vincita e festeggiare con i gestori. Quindi ecco, non ci troviamo di fronte al solito caso, magari di persone che vincendo somme consistenti praticamente le tengono per sé, magari si nascondono. Ecco, la signora invece ha voluto recarsi nel locale dove aveva acquistato questo biglietto fortunato, appunto un biglietto del Superenalotto, aveva giocato 5 euro. E chiaramente ha informato i gestori di aver vinto questa somma di 53.000 euro. Sicuramente avranno festeggiato, saranno recati presso qualche bar, magari per festeggiare, per brindare a questa vincita, che se non risolve, diciamo, definitivamente i problemi della famiglia, però insomma aiuta magari a risolvere qualche problema nel frattempo. E, ecco, abbiamo già accennato nei giorni scorsi, abbiamo mostrato anche la locandina di questo convegno che si terrà domani, venerdì 11 marzo, presso la sala conferenze della Biblioteca Comunale, questo convegno organizzato dal Movimento Civico Alatri in Comune, che riguarderà, diciamo, questa idea di riformare, di cambiare, di modificare, di adattare le esigenze di oggi, visto che la stesura di questo piano regolatore comunale risale a 50 anni fa, e si parlerà appunto di questo con degli esperti, le persone chiaramente che interverranno per sostenere la necessità di mettere mano al piano regolatore di Alatri dopo 50 anni chiaramente alla sua adozione, proprio per modificarlo, integrarlo. E si parla con uno degli argomenti, è proprio quello di rimediare tante storture che sono avvenute in questi 50 anni, forse proprio a causa della mancanza di uno strumento adatto che poteva essere il piano regolatore. Quindi praticamente, ecco, invitiamo tutti i nostri ascoltatori ad assistere a questo convegno interessantissimo che si terrà domani, venerdì 11 marzo alle ore 17 presso la Biblioteca Comunale di Alatri. Il convegno ha il titolo Alatri, di nuovo al bivio. E sempre in tema politico, lo ripeterò magari fino a stancarvi, bisogna registrare ogni giorno la presentazione di questo o quel candidato a sostegno di questa o quella lista civica, di questa o quella formazione politica. Ebbene, particolarmente attiva in questo tipo di attività è la lista ufficiale del partito di Forza Italia, che presenta, lo ha fatto praticamente ogni giorno, nei giorni scorsi, un nuovo candidato che è Roberto Rossi. Ecco, nuovo tra virgolette, perché Roberto Rossi ha già partecipato a precedenti elezioni e tra l'altro è stato anche coordinatore del Popolo della Libertà cittadino, nonché rappresentante di zona durante l'ultima amministrazione comunale centrodestra, e concorrerà alle prossime elezioni amministrative con la lista di Forza Italia, che sarà ufficializzata nel corso dei prossimi mesi, ma probabilmente delle prossime settimane. Quel tempo ormai stringe, ci stiamo avvicinando a quella che è il mese di giugno, chiaramente, dove la competizione elettorale entrerà nel vivo, quindi ci saranno sicuramente sicuramente saranno soltanto verbali tra questa quella lista, tra questo quel concorrente, diciamo, alla carica di sindaco. In quasi 10 anni di militanza politica, ha dichiarato alla stampa locale Roberto Rossi, credo di aver maturato le qualità personali e l'esperienza giusta per entrare a far parte del Consiglio Comunale della mia città, per la quale peraltro mi sono messo a disposizione sempre, non lesinando mai gli sforzi. L'ho fatto molte volte per Colle Lavena, il mio quartiere, come è successo che mi sia adoperato anche per altre zone. Poiché devo dire a malincuore che Alatri oggi lascia molto a desiderare sotto numerosi punti di vista. A tal proposito, Roberto Rossi menziona un episodio recente accaduto a Siena, dove vive momentaneamente, che lo ha visto replicare da alcune persone che della ciociaria della nostra città avevano probabilmente l'immagine distorta di zone depresse, geograficamente isolate.
È stata una sorpresa per loro, ma soprattutto occasione di grande soddisfazione per il sottoscritto, prosegue Rossi nel suo intervento sulla stampa locale, mostrare in foto la maestosità delle nostre mura ciclopiche, la bellezza di Civita e della nostra piazza principale. Infatti hanno cambiato idea e si sono ripromesse di venire a visitare la nostra provincia a stretto giro. Sono assolutamente certo che Antonello Iannarilli, qualora questa avventura si concludesse come noi tutti speriamo, vedrà di buon occhio l'idea di promuovere le nostre zone ad ampio raggio, stringendo anche accordi con i diversi tour operator perché ad Alatri e alla Ciociaria vengano riconosciute la bellezza paesaggistica, il prestigio storico, la vocazione turistica, i saperi, le tradizioni e non ultime quelle agroalimentari che realmente ci appartengono. Fare questo vorrebbe semplicemente dire assecondare le mie inclinazioni, continua Roberto Rossi, che lavora come cantante, organizzatore di eventi, l'ultimo il Capodanno in Piazza del Campo a Siena. E quindi contribuirei, la conclusione del stesso Rossi, a trovare delle soluzioni per la mia città, ma divertendomi, facendolo con passione. E facciamo noi un in bocca al lupo anche a Roberto Rossi, ma a tutti quanti gli altri, diciamo, candidati che abbiamo presentato, di Forza Italia e di qualsiasi altro partito, e a quelli che avremo occasione di presentare nelle prossime edizioni della nostra rassegna. Il saluto di Tecchiena a Luca del Vescovo. Ieri, ci riferiamo alla giornata, al pomeriggio di mercoledì, e sono stati chiaramente celebrati i funerali di questo 42enne morto in un incidente stradale. Una folla commossa, ieri pomeriggio ha preso parte ai funerali di Luca del Vescovo, il 42enne di Tecchiena di Alatri, che domenica mattina ha perso la vita in un terribile incidente automobilistico sulla Flaminia, in territorio di Spoleto. L'intera comunità di Tecchiena, ma non solo, ha voluto abbracciare la mamma, i tre fratelli e la sorella, annientati da una tragedia spaventosa. Centinaia comunque le persone che hanno voluto porgere l'ultimo saluto all'uomo, molto conosciuto nella contrada, nonostante da qualche anno risiedesse in Umbria, dove si era stabilito e dove lavorava. La salma di Luca è arrivata qualche ora prima da Spoleto, dove gli operatori dell'impresa funebre Staccamore lo hanno prelevato. Il feretro è giunto così in anticipo, attorno alle 14.30, rispetto alla funzione nella chiesa di Tecchiena Castello, e questo ha permesso a tante persone, agli amici e ovviamente ai suoi familiari, di poterlo piangere e salutare per l'ultima volta. La Santa Messa è stata officiata da Don Renzo. Tanta era la gente che in tantissimi sono rimasti, ecco, tantissimi di loro sono rimasti, ecco, di amici e parenti chiaramente del defunto, del Luca del Vescovo, sono rimasti fuori dall'edificio di culto. Hanno atteso in silenzio la celebrazione della Santa Messa e attorno alle 17, quando la salma è uscita dalla chiesa, trasportata a spalla da amici e familiari, hanno accolto, diciamo, il loro amico, purtroppo scomparso a causa di questo grave incidente, con uno straziante applauso. Poi, sotto grandi nuvole nere cariche di pioggia, il feretro di Luca ha percorso per l'ultima volta la Santa Cecilia, salutando Tecchiena, la casa dove era nato e cresciuto. Ora riposa in pace presso il cimitero civico. Insomma, un altro pomeriggio tremendo per Tecchiena, distrutta dal dolore per l'ennesima perdita di una persona del posto nel giro di pochi mesi, dopo le tragiche morti, sempre per incidente stradale, di Davide Iacobucci, del giovanissimo Gianmarco Ruspantini e di Settimio Gizzi. Ecco, coglie l'occasione il cronista del quotidiano di Italia Oggi, Massimiliano Pistilli, il nostro amico Massimiliano Pistilli, per ricordare anche altre persone, chiaramente, che sono scomparse a causa di incidenti stradali nelle settimane scorse, nei mesi scorsi. E torniamo, diciamo, alla politica con questo auspicio, questa dichiarazione, ecco, pubblicata sul social network Facebook da parte di un nostro concittadino, Maurizio Minnucci, ecco, questo auspicio di di ricorrere alle primarie per individuare un avversario civico, diciamo, in rappresentanza delle liste civiche, per l'attuale sindaco ingegner Giuseppe Morini. E, ecco, leggiamo quelle che sono le affermazioni proprio di Maurizio Minnucci, scritte, ecco, pubblicate, ecco, diffuse attraverso il social network Facebook. Proposta in verità già bocciata in passato e con la stessa motivazione, coalizione sì, ma il sindaco deve essere il nostro. Io spero, ha scritto Maurizio Minnucci, che parlino invece ragione e saggezza, doti che dovrebbero illuminare le menti di chi vuole governarci.
madri che dovrebbero partorire lungimiranza, dedizione e un po' di umiltà. La lungimiranza mostrerebbe una sconfitta certa delle tante liste dei piccoli candidati voluti, non si sa bene da chi e perché. La dedizione per la città protesterebbe per il modo in cui questi candidati sono sbucati e reclamerebbe una partecipazione della cittadinanza a tale scelta. E l'umiltà indurrebbe i concorrenti a rinunciare alla propria investitura a favore di un nome condiviso. Difficile che la proposta trovi ascolto. Quindi praticamente lo stesso Minnucci condisce le sue affermazioni già con delle conclusioni che anche a me appaiono scontate. Ecco, non, se pensiamo ecco, che cosa rappresenta il Movimento Civico ad Alati, chi è che può stabilire se questa o quella lista che si presenterà magari appoggia tra l'altro a candidati che magari si presentano anche a nome di partiti politici già affermati, come lo stesso Partito Democratico, come Forza Italia, ecco, anche Morini, anche Antonio Iannarilli avranno a supporto delle liste che non facendo riferimento diretto ad alcun partito chiaramente possono definirsi civiche. Quindi un movimento civico ben identificabile credo che sia, non sia opera facile. Poi ecco, se c'è chi si presenta con dei programmi che in molti casi magari prevedono anche delle correzioni, di portare dei correttivi a quanto hanno messo in pratica, diciamo, negli ultimi, si discute, gli ultimi 20, 30, 40, c'è chi anche risale a ben 50 anni fa, chiaramente le storture, e accusando i partiti o le coalizioni che hanno amministrato Amatri di aver determinato chiaramente quell'attuale situazione che molti definiscono di degrado, che tanti altri addirittura, c'è chi parla addirittura di dissesti finanziari, chi praticamente parla di una città rovinata, probabilmente vicina prossima al disastro, al collasso anche dal punto di vista economico. Ebbene, diciamo, chi è che può stabilire, e soprattutto le primarie? Le primarie ci saranno, ma saranno quelle del mese di giugno, che saranno le vere e proprie elezioni, dove effettivamente 6, 7, 8 candidati, addirittura c'è qualcuno che pensa, magari già anticipa, e all'ultimo momento, ecco, in tempo utile, credo che le liste debbano essere presentate circa 40 giorni prima della data stabilita per le elezioni, magari che ci sia anche qualche candidato nuovo, qualche candidato dell'ultima ora, magari che so, a seguito magari di qualche rottura strada facendo, magari di quelle possono essere possibili alleanze già annunciate. Quindi diciamo, ecco, è chiaro che l'auspicio di Maurizio Minnucci sia già caduto nel vuoto, e magari lo stesso Minnucci chiaramente ritiene la sua proposta, diciamo, difficilmente accoglibile da quelle che sono le attuali coalizioni che sono scese già in campo, almeno dal punto di vista dell'annuncio, se non dal punto di vista formale della presentazione di vere e proprie liste. E per, diciamo, le elezioni si terranno, invece c'è chi intende fare un rendiconto, l'ha già fatto nei mesi scorsi, intende farlo di nuovo presso il centro commerciale delle Fornaci, se non sbaglio. Sto parlando dell'assessore locale, diciamo, ecco, assessore, neoassessore, l'onorevole Mauro Buschini, che insieme al presidente della giunta regionale Zingaretti, venerdì prossimo alle ore 18, terrà, ecco, presso il multisala Sisto di Frosinone, una conferenza stampa, credo sia una conferenza stampa, se non addirittura un vero e proprio convegno, dal titolo 3 anni in regione. Siamo al terzo appuntamento perché, ha spiegato lo stesso assessore Buschini, che stavolta rispetto ai precedenti eventi torna a Frosinone nel ruolo di assessore, perché nel dare corso all'impegno preso in campagna elettorale ogni anno organizzo, scrive sempre Buschini, un'iniziativa per raccontare ai cittadini, agli iscritti e militanti del Partito Democratico, quanto fatto in regione dall'amministrazione Zingaretti. Lo ritengo un elemento di serietà e soprattutto credo che queste occasioni rappresentino opportunità importanti per confrontarsi con i cittadini, ascoltare le istanze che provengono dal territorio, raccogliere idee che seguano e sostengano il percorso da noi intrapreso nel cambiare radicalmente la regione che siamo stati chiamati a governare. Buschini ha elencato alcuni degli interventi messi in atto nei primi 3 anni in regione. Siamo intervenuti per eliminare una situazione debitoria non più sostenibile, pagando quasi 9 miliardi di debiti alle istituzioni locali, alle imprese, agli studenti. Stiamo trasformando il sistema sanitario per renderlo più vicino ai cittadini e tenendo nel contempo sotto controllo i conti, e ci stiamo riuscendo. Queste sono le sue affermazioni, le affermazioni dell'assessore regionale Mauro Buschini.
Si avvicina ogni giorno di più l'uscita dal commissariamento che ci consentirà di assumere tutto il personale necessario a garantire servizi ancora più efficaci al territorio. Investiamo sull'efficientamento energetico. Solo a Frosinone sono stati resi più efficienti 27 edifici pubblici, risparmiando sui costi e limitando le emissioni di CO2. Stiamo intervenendo, continua Mauro Buschini, concretamente per una nuova stagione sulla Valle del Sacco, dove attraverso un tavolo tecnico lavoriamo per contrastare il fenomeno dell'inquinamento dell'aria. Continuiamo a tagliare gli sprechi. Ieri con la fusione di Light e Lazio Service abbiamo prodotto ulteriori 4 milioni di risparmi. Lo stiamo facendo razionalizzando società, eliminando poltrone inutili, migliorando i servizi. Sui fondi europei abbiamo centrato l'obiettivo del 100% sulla programmazione 2007-2013, diventando la seconda regione italiana per capacità di spesa, e in provincia di Frosinone sono stati trasferiti 122 milioni della vecchia programmazione per 7.000 progetti concreti nel territorio. Ora la sfida si concentrerà sulla nuova programmazione unitaria 2014-2020. Abbiamo 3 miliardi e 300 milioni di euro ovviamente a disposizione da investire sul lavoro, sull'innovazione, sullo sviluppo. Insieme con il sostegno dei cittadini possiamo vincere tante sfide che ci attendono nei prossimi 2 anni. Questo è quanto ha anticipato, possiamo dire, Mauro Buschini, rispetto a quello che ovviamente chi parteciperà nella giornata di domani, venerdì 11 marzo, presso il Multisala Sisto di Frosinone, a questa iniziativa dello stesso Buschini di rendicontare quelli che sono stati i 3 anni di amministrazione regionale presieduta dall'onorevole Nicola Zingaretti. E andiamo avanti con un altro problema, purtroppo annoso, se così possiamo dire, non è un argomento che stiamo trattando da poche settimane, se ne parla da mesi e non da anni. La problematica ovviamente della gestione da parte della società per azioni Acea del comprensorio ATO 5, ovvero per esemplificare quella che è il servizio idrico della provincia di Frosinone. Ebbene, c'è questa una polemica, l'ennesima polemica sollevata dai sindaci di Ceccano, Arnara, Bovilla Ernica, Strangolagalli, Pontecorvo, Supino e Torrice, che vanno all'attacco, ecco, mettono a segno un duro affondo contro la STO. La STO, ecco, innanzitutto è un'abbreviazione di Segreteria Tecnica Operativa, e chiaramente cosa rimproverano questi sindaci, questi comuni a questa segreteria tecnica? Di non adottare, al fine di verificare con gli atti competenza, per adottare ogni decisione per poter garantire il corretto funzionamento di questo organismo. Quindi praticamente rimproverano un cattivo funzionamento da parte di questa segreteria tecnica, e quindi probabilmente tutto questo incide a sfavore chiaramente della popolazione, a sfavore degli amministratori, probabilmente magari a favore della società Acea. Ecco, chiaro, l'argomento è molto complesso, magari noi siamo portati a esemplificarlo con questo costo del servizio idrico, con queste bollette in molti casi anche abbastanza gravose che riceviamo, che le nostre famiglie ricevono, e con una metodica, se l'abbiamo detto più volte, magari cogliamo l'occasione per ribadirlo, con una metodica sicuramente molto molto critica, anzi più che criticabile, direi addirittura esecrabile. E mi spiego meglio. Non arrivano queste bollette, l'ho già detto in passato, io in passato magari proprio per evitare qualche ritardo nei pagamenti, no, mi ero recato presso il mio istituto bancario, volevo chiaramente fare la domiciliazione bancaria anche per le bollette della CEA. Mi venne sconsigliato questo modo di fare, con questa domiciliazione bancaria, proprio perché le bollette della CEA spesso arrivano in ritardo, quindi non arrivano in tempo utile per essere bloccate, e a volte magari riguardano decine e decine, migliaia e migliaia, ecco, decine di migliaia di euro, magari sono eccezioni che purtroppo capitano anch'esse, però magari può capitare di ricevere una bolletta da parte della CEA, magari che è di 2.000, 3.000, 4.000 euro, è capitato anche a persone che magari conosciamo. E allora ecco, questo cattivo servizio, no? Perché noi siamo abituati alle bollette dell'energia elettrica, magari del gas, no? Ci arrivano in tempo utile, magari anche un mese prima della scadenza, quindi abbiamo tutto il tempo di controllarne l'esattezza, magari poi
se verificata qualche incongruenza, magari contattare le società, le varie società per porre rimedio. Questo con la CEA non accade, tanto è vero, ecco, magari vi spiego meglio quello che voglio dire, tanto è vero che l'ultima scadenza, quella del 29 febbraio, le bollette sono arrivate con scadenza 29 febbraio, chiaramente non sono arrivate in tempo utile per essere pagate, quindi si pensava che potessero magari andare incontro i ritardatari tantissime persone chiaramente ritardatarie, magari a pagare delle spese per il ritardato pagamento. Ebbene, sulla stampa locale sono stati pubblicati due avvisi, credo che provenienti entrambi dalla CEA. Il primo, che prorogava fino al 15 di marzo la scadenza, quindi la scadenza del 29 febbraio era stata in un primo momento prorogata al 15 di marzo. E se non sbaglio, proprio oggi ho letto di una scadenza, anzi ho l'articolo davanti, diciamo pubblicato sul quotidiano Editoriale Oggi nella giornata di ieri, le bollette idriche si potranno pagare fino al 30 marzo. In questi giorni sono in corso di distribuzione in diversi comuni della provincia di Frosinone le bollette relative ai consumi idrici del trimestre precedente con scadenza 15 marzo. Quindi ecco, ancora meglio, quindi adesso ho capito, non si tratta di una proroga della proroga, ma in realtà le bollette emesse con scadenza 29 febbraio a causa dei ritardi nella consegna agli interessati sono state, diciamo, la scadenza sarà spostata 15 giorni, quindi al 15 di marzo. Invece altre bollette, altre fatture in arrivo, che come scadenza recavano il 15 di marzo, invece ecco, vengono prorogate al 30, quindi come vedete è un disservizio secondo me evitabile, quindi l'azienda piuttosto che dar prorogo dovrebbe correre ai ripari, far arrivare le bollette per tempo e quindi impedire anche quello stato di pensione, perché non so quanti poi ascoltino il nostro telegiornale mentre diffondiamo questa notizia oppure leggano magari i giornali, quindi apprendendo di queste proroghe, magari creano agitazione, creano uno stato di disagio che sicuramente non contribuisce a rendere migliore l'immagine della CEA. E invece, ecco, cambiamo completamente argomento e lo faccio con piacere, perché parliamo di un liquore che a me piace tantissimo, la Rattafia, e di una eccellenza in ciociaria, perché questa bevanda, che tra l'altro è frutto di una tradizione locale famosa per genuinità e gusto inconfondibile, nel caso specifico in questo articolo pubblicato sul quotidiano Editoriale Oggi, riguarda la produzione proprio di un mio amico, di Marco Sanandrea, della omonima chiaramente azienda che da decenni, ecco, credo da più di un secolo, produce liquori a Colleparlo. Ormai da diversi anni il Wine Day si pregia di poter promuovere, accanto a vini di eccellenza, anche una liquoreria di altissima qualità, e anche quest'anno, i prossimi 8 e 9 maggio, sarà proposto in degustazione ad operatori e consumatori un'ampia selezione di questo tipo di produzione, soprattutto di provenienza locale. La ciociaria infatti può vantare una tradizione liquoristica ormai riconosciuta anche a livello internazionale, con prodotti famosi per genuinità e dai gusti inconfondibili. Risultati ottenuti non solo grazie alla naturale abbondanza di erbe aromatiche officinali nelle montagne ciociare, ma anche per merito del sapiente utilizzo che mani esperte e competenti hanno saputo farne nel corso dei secoli. Se infatti il primo fondamentale impulso allo sviluppo di questa vera e propria arte lo si deve alle sperimentazioni erboristiche nella Certosa di Trisulti, in seguito è senza dubbio negli opifici, a condizione familiare, nei contesti domestici, che questa antica tradizione ha potuto trasmettersi ed evolversi nel corso del tempo. La quotidiana necessità di impiegare per l'infusione soltanto ingredienti reperiti direttamente sul posto, che oggi chiameremmo a chilometri zero, e i procedimenti tramandati per generazioni hanno infatti permesso a queste ricette centenarie, tipiche del nostro territorio, di finire nei nostri moderni calici da degustazione. E non è un caso che una piccola cordata di produttori locali, guidati dall'illustre erborista Marco Sanandrea, ha recentemente costituito addirittura un'associazione no profit al fine di promuovere e valorizzare la Rattafia, in assoluto uno dei più caratteristici liquori della tradizione ciociara. Obiettivo dell'associazione è quello di arrivare ad ottenere il riconoscimento di indicazione geografica per la ben nota bevanda che si ottiene dall'infusione idroalcolica di vino rosso con visciole o amarene. Abbiamo da poco attivato l'iter procedurale per l'approvazione del disciplinare di produzione della denominazione Rattafia Ciociara, ci spiega Simone Nicoli del liquorificio Buoni Tempi,
con lo scopo di dare al prodotto una precisa identità territoriale e nel contempo elevarne definitivamente il livello. La frutta e tutte le materie prime per le infusioni dovranno infatti essere di altissima qualità, senza aggiunta di coloranti e estratti sintetici, e potranno utilizzarsi soltanto vino cesanese del Piglio, a denominazione di origine controllata geografica, o Atina DOC Cabernet e spezie come cannella, vaniglia, chiodi di garofano, mandorla amara o altri aromi rigorosamente naturali. L'interessante progetto ha subito incassato i consensi anche della Camera di Commercio di Frosinone, che una volta ottenuta la certificazione provvederà a supportare la promozione della lattafia ciociara nei mercati interni ed esteri con una serie di importanti iniziative. Sicuramente a me, all'amico Gianluca, che siede alla regia, si è venuta un po' di acquolina in bocca. Magari vorremmo degustarne un po' di questa lattafia veramente buona, perché già buona di per sé, perché lo ripeto, lo fanno oltre agli artigiani locali, diciamo agli opifici locali, ci sono anche molte persone che la producono in proprio, no? In un classico, così come il nocino, magari per molte famiglie produrlo in modo artigianale nelle loro abitazioni. Ebbene, ecco un progetto veramente interessante, un progetto sostenuto dalla Camera di Commercio, che sicuramente contribuirà a far conoscere, diciamo, un prodotto locale addirittura in Italia o nel mondo. E andiamo avanti, ecco, passiamo a un miracolo locale, uno dei miracoli di Alatri. C'è anche, i nostri concittadini sanno benissimo, il miracolo della Madonna di Portadini. Questo miracolo invece riguarda l'ostia incarnata e queste celebrazioni che ogni anno vengono chiaramente, diciamo, si svolgono presso la nostra cattedrale, la cattedrale di San Paolo sull'Acropoli. Ebbene, anche quest'anno c'è un programma interessante. Ci sarà l'11 marzo alle 18.30 nella Chiesa di Santa Maria Maggiore una conferenza sul tema celebrazione eucaristica e adorazione nel XIII secolo. Relatore il professor Wasim Salman, che è un docente associato presso l'Istituto Teologico Leoniano di Anagni. Quindi venerdì 11 marzo alle 18.30 nella Chiesa di Santa Maria Maggiore ci sarà questa conferenza che inizierà le celebrazioni per il miracolo eucaristico e l'ostia incarnata di Alatri. Sabato 12 marzo invece presso il Cine Auditorium Conti Gentili alle ore 11 verrà inaugurata la mostra e l'ottavo concorso di fotografia dedicato al miracolo eucaristico e l'ostia incarnata. La mostra resterà aperta fino a domenica 27 marzo. Nel pomeriggio, sempre di sabato, ci sarà alle ore 17 la celebrazione della Santa Messa e a seguire una processione lungo le vie del centro storico della Sacra Reliquia dell'Ostia Incarnata. Domenica 13 marzo, invece, presso la Concattedrale di San Paolo Apostolo, alle 11.30 ci sarà la Messa Pontificale presieduta dal Vescovo Monsignor Lorenzo Loppa con l'animazione, ormai anche questo è un classico, dell'animazione della messa da parte del coro etnico di Alatri, diretto dal maestro Cristina Tarquini. Alle 17, sempre di domenica, quindi al mattino alle 11.30, lo ripeto, la messa pontificale, il pomeriggio alle 17 invece si svolgerà la 13ª rassegna di musica sacra corale, con la partecipazione della Corale Polifonica Tuscolana di Frascati, del Collegium Musicum Signinum di Segni, della Corale Polifonica Res Musica di Roccasecca, ovviamente che verranno accolti, diciamo, dal coro etnico che si esibirà anche durante la rassegna. Ci sarà la partecipazione, come di consueto ormai da alcuni anni, del complesso musicale Banda Etnica di Alatri. Ecco, il concorso, la mostra si chiuderà, la mostra fotografica dedicata all'Ostia Incarnata si chiuderà il 27 marzo, mentre sabato 2 aprile ci sarà la premiazione dei vincitori dell'ottavo concorso nazionale di fotografia, sempre relativo alle celebrazioni dell'Ostia Incarnata, sabato 2 aprile alle ore 17.30, ma su questo argomento chiaramente torneremo. E adesso, per chiudere la nostra rassegna, vorrei che il nostro regista Gianluca Gori mandasse in onda le immagini degli articoli sull'argomento Rodilossi. Ecco, la Rodilossi, l'IPAB Rodilossi, questo vecchio, questo antico orfanotrofio femminile che negli anni ha avuto chiaramente delle trasformazioni, l'ultimo periodo, ecco benissimo, la prima locandina riguarda proprio una locandina ovviamente della provincia che pubblicizzava, diciamo, un mio intervento sulla stampa locale
ecco, una riguardante una, le denunce, le varie denunce che ho fatto proprio su questa, su questo stabile, la stabile principale dell'Istituto Rodi Rossi, chiaramente abbandonato, che vedete delle scene di abbandono, questi locali posti a piano terra in via Mele Granate, chiaramente pieni di rifiuti. E questa attività, diciamo, queste denunce, a seguito poi della segnalazione di alcuni nostri concittadini, io ho iniziato a farle nel febbraio di 2 anni fa, febbraio 2014. Ebbene, durante questi 2 anni ho condotto questa battaglia, ho cercato in tutti i modi di sensibilizzare sicuramente l'opinione pubblica, ma principalmente le amministrazioni, gli enti pubblici, in particolare la Regione Lazio, che ha il possesso di questi locali, ma anche il Comune, che in qualche modo avrebbe dovuto, secondo me, raccogliere la segnalazione di un privato cittadino, come posso essere io, ma su un argomento però di interesse pubblico, che è quello della conservazione di un bene appartenente al patrimonio pubblico, anche se in questo caso, diciamo, gestito dalla Regione Lazio. Ebbene, io in questi articoli, che periodicamente chiaramente indirizzavo, inviavo alla stampa locale, in questi articoli parlavo anche di pericoli, del pericolo che questo abbandono potesse innanzitutto causare danni allo stabile, danni in tutti i sensi. Ecco, lo stabile è stato chiaramente attaccato da ladri e vandali, quindi sono state rubate apparecchiature termiche, sanitarie, praticamente, no, che erano contenute all'interno, addirittura gli impianti elettrici sono stati danneggiati. Ecco, questo articolo, ad esempio, il titolo è significativo, IPAB nulla si muove, ecco, io adesso non distingo magari il periodo in cui è stato pubblicato questo articolo, però sono articoli pubblicati in un arco temporale di addirittura 2 anni. Ecco, durante questi 2 anni nulla si è mosso. E che cosa è accaduto? Ecco, una disattenzione, devo evidenziare, al nostro amico e conduttore del lunedì sera, il nostro Gigino Minnucci, perché nel corso della sua trasmissione ha parlato di un messaggio, di una promessa di interessamento, ecco, della dichiarazione di interessamento da parte della Regione Lazio. Ecco, quella notizia riguardava un messaggio di posta elettronica che io ho ricevuto alcuni mesi dopo le mie prime segnalazioni. In quel messaggio la segreteria del presidente regionale Nicola Zingaretti mi informava che erano stati presi, diciamo, la Regione Lazio aveva segnalato agli assessorati competenti, diciamo, aveva chiaramente girato queste mie segnalazioni, che ci sarebbe stato un intervento. Tutto questo nel giugno del 2014, ecco, non come magari ha mal compreso Gigi Minucci, non negli ultimi tempi, non a seguito di queste cose. Ecco, grazie a Gianluca per proprio questo, diciamo, il messaggio posta elettronica che ho ricevuto, ma nel giugno del 2014, ecco, focalizzate bene questa data. E chiaramente anch'io notai all'epoca, lo ha rimarcato Gigino nel suo intervento alcune sere fa durante la sua trasmissione, veniva, diciamo, anche se veniva indirizzata il messaggio posta elettronica a me, Giulio Rossi, rappresentante, diciamo, fondatore del gruppo Facebook All'Area Abbandonata, poi si parlava di un istituto Rodi Rossi di Anagni. E quindi chiaramente sembrava quasi che in regione, ecco, presso gli uffici competenti della Regione Lazio, non sapessero nemmeno dove si trovasse questo edificio. Probabilmente così è, non mi meraviglierei, diciamo, che alla regione abbiano ignorato fino a 2 anni fa e continua a ignorare l'importanza di questa struttura, anche se poi ci sono state nomine di commissari straordinari, anche se ci sono state chiaramente iniziative che comunque non hanno risolto il problema, che addirittura io avevo scritto alla Regione Lazio che poteva questo edificio essere ancora, diciamo, utilizzato per scopi sociali, quindi si poteva sia salvare la struttura sia utilizzarla chiaramente per fini di interesse pubblico. Ecco, questa assicurazione mi è stata data nel giugno 2014, non ha avuto seguito e siamo arrivati ai giorni nostri. Ecco, nel febbraio di quest'anno, quindi il mese scorso, proprio in occasione della ricorrenza dei 2 anni dalla mia prima segnalazione, ho pubblicato di nuovo e mandato alla Regione Lazio un articolo. Ebbene, che cosa è accaduto? Ecco, siccome, e non chiaramente non faccio mistero di questa mia simpatia per Tarcisio Tarquini, per il mio amico Tarcisio Tarquini, e questa mia, diciamo, chiaramente futura collaborazione, probabilmente nella sua futuro appoggio per quanto riguarda la sua candidatura a sindaco, ecco, mi auguro, vedete,
l'ho ormai reso pubblica questa mia diciamo, affezione, questa mia diciamo, collaborazione con Tarcisio d'Arquini, appunto questa è una dei filmati nei quali chiaramente ci siamo interessati, siamo andati sul posto a fare un sopralluogo, io, Tarcisio, alcuni amici della nostra associazione, andati in comune, abbiamo verificato dall'esterno quelle che erano le condizioni attuali dell'edificio Rodilossi. Ebbene, dopo questo nostro interessamento, potrà sembrare strano, sì, anche a me sembra strano, è stato praticamente, che cosa è accaduto? I locali che io da tempo dicevo, sostenevo, diciamo, segnalavo come pericolosi proprio per la presenza di materiali infiammabili, oltre che diciamo, per motivi quindi di igiene, anche per motivi della possibilità, ecco, per la possibilità che potessero prendere fuoco, magari con un atto doloso. Ebbene, questo atto doloso si è realmente verificato, è stato qualcuno ha dato fuoco, credo di proposito, io credo che credo, spero almeno che ci sia un'autorità, magari quella giudiziaria, che ha condotto delle indagini in questo senso, i vigili del fuoco stessi che sono intervenuti abbiano dato il loro parere riguardo a come può essere accaduto un fatto del genere. Con questo incendio chiaramente ha creato danni gravi, perché quello che abbiamo potuto verificare durante un sit-in che abbiamo organizzato con Tarcisio d'Arquini, con gli amici di Ladri in Comune, abbiamo organizzato questo sit-in proprio per sensibilizzare ancora una volta, e questa volta in compagnia di amici. Ecco, qualcuno ha voluto in qualche modo criticare l'intervento di Ladri in Comune, criticare l'intervento di Alatri, diciamo di Tarcisio d'Arquini, come quasi un episodio di sciacallaggio, diciamo, ecco, speculare su un incendio addirittura doloso, assolutamente no, questa è un'accusa che respingiamo proprio io, Tarcisio, al mittente, perché noi ci siamo interessati, noi abbiamo voluto in qualche modo, Tarcisio con gli altri amici hanno voluto in qualche modo darmi man forte affinché la mia segnalazione acquistasse un'importanza anche maggiore, tant'è vero avevamo invitato il sindaco a adottare un provvedimento d'urgenza, un'ordinanza proprio per intervenire, questo prima che si verificasse l'incendio. Ecco, lì soltanto diciamo, il verificarsi di questo incendio doloso ha costretto finalmente, dico io, perché adesso sembra che ci sia, almeno degli atti formali ci sono da parte dell'amministrazione comunale di intervento su questa situazione veramente scabrosa. Ecco, vedete le immagini, questo fumo nero che chiaramente, ecco, purtroppo non si è verificato soltanto, ecco, non c'è soltanto il muro sporco di fumo, lì all'interno di quei locali ci sono anche dei solai a causa del calore sprigionatosi a causa dell'incendio, chiaramente hanno subito dei danneggiamenti, quindi apportando altri danni alla struttura dell'edificio Rodilossi. Ebbene, ecco, vedete, si vede chiaramente che questi porte, questi cancelli sono stati violati, quindi all'interno di questa struttura si sono introdotti ladri, vandali, e vedremo, diciamo, ecco, se veramente, ecco, adesso ci sarà qualcuno che intervenga. Non vorremmo che questo edificio storico per la città dell'Atri facesse la stessa fine, che so, della vecchia sede dell'ospedale San Benedetto, così come anche di altre strutture che si trovano nel centro storico dell'Atri, che a causa dell'abbandono, a causa del colpevole abbandono, sostengo io, da parte soprattutto degli enti pubblici, magari finisca, diciamo, con degenere la situazione, quindi si riducano a veri e propri ruderi, come già è accaduto rispetto per l'ospedale San Benedetto, per il campo delle Fraschette e per quant'altro. Quindi, caro Minucci, ti invito la prossima volta, magari quando intendi trattare un argomento, magari anche a invitarmi in trasmissione, perché magari potevamo insieme spiegare meglio ai nostri cari telespettatori, diciamo, quello che era accaduto per quanto riguarda le Rodilossi. Apprezzo però quello che hai detto durante il tuo, diciamo, tuo servizio nella puntata del lunedì sera, quando hai parlato delle numerose altre IPAP, numerose altre istituzioni, chiaramente di questo genere, che si trovavano da Latria, alcune delle quali non ci sono ormai più, altre che magari versano anch'esse in stato di abbandono, comunque sia sono state dimenticate dagli enti pubblici, però, ecco, per quanto riguarda Rodilossi le cose stanno in maniera molto diversa da quella che brevissimamente comunque hai illustrato durante il servizio dell'altra sera. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alla prossima settimana e ecco sempre il consueto augurio, io credo che faccia piacere a tutti, diciamo, il mio augurio finale è quello di poter leggere e commentare, diciamo, durante la nostra rassegna sociale, sempre notizie belle, notizie interessanti che riguardano la città di Alatri e la provincia di Frosinone. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci, a presto.